Buongiorno a tutti, bentrovati al nostro TG Meridiano. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo che ieri sera, secondo quanto ricostruito dai militari, ha investito con l'auto la sorella, trentenne, a Colle Salvetti, in provincia di Livorno, al termine di un'accesa lite per motivi familiari. Illesa la figlia di 7 anni della donna che le era vicina al momento dell'investimento. La trentenne è ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cisanello a Pisa. È stata operata nella notte per cercare di ridurre le conseguenze del trauma cranico riportato nel violento impatto con l'auto. Il 44enne di origine marocchina, dopo aver investito la sorella, come riportato dalla stampa, è poi fuggito, venendo successivamente rintracciato dai carabinieri a Fauglia, in provincia di Pisa, dove abita insieme alla sorella investita e al nipote. E ora andiamo a Firenze, presidio dei lavoratori degli appalti ferroviari toscani per la difesa del lavoro, per manifestare il prolungato disagio economico e per chiedere l'erogazione in tempi certi e rapidi delle prestazioni di sostegno al reddito. Caterina Gonnelli. Protestano i lavoratori degli appalti ferroviari a Firenze con un presidio sotto la prefettura di via Cavour. Stiamo parlando del settore di pulizie, logistica, manutenzione, assistenza disabili per quanto riguarda appunto il settore ferroviario. E che cosa chiedono? Naturalmente una maggiore attenzione da parte del governo, una situazione inaccettabile. In tanti a manifestare per la difesa del lavoro, per il prolungato disagio economico e per chiedere l'erogazione in tempi certi e rapidi delle prestazioni di sostegno al reddito. Per chiedere che ci sia lo sblocco del pagamento degli stipendi. I lavoratori degli appalti sono 3 mesi che non prendono un euro e quindi noi siamo qui proprio a manifestare per sollecitare la prefettura affinché faccia pressione sul governo perché questi lavoratori che hanno stipendi bassi e che a tutt'oggi dopo 3 mesi ancora non hanno riscosso niente. E in più anche perché si vorrebbe che la questione degli appalti in qualche maniera venisse risolta. Le ferrovie, che sono gli appalti FS delle ferrovie, il gruppo Ferrovie spezzetta tante le lavorazioni, tante aziende e questa situazione crea appalti sempre al massimo ribasso, stipendi bassi e in più poi si sta anche 3 mesi senza riscuotere. Torniamo alla cronaca, violentata da due ragazzi mentre un terzo avrebbe fatto da palo nel bagno di uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto. Sarebbe questo il racconto fatto da un adolescente in base a quanto riportato oggi dalla Nazione. Indagini sono in corso da parte della polizia di Grosseto, a cui si è rivolto il padre della ragazza che avrebbe 15 anni. Gli investigatori stanno cercando riscontri. Ad aggredire la giovanissima, stando sempre al suo racconto, sarebbero stati 3 ragazzi più grandi di lei, ma comunque minorenni. L'avrebbero avvicinata e poi obbligata a entrare nel bagno dello stabilimento. L'adolescente si sarebbe poi confidata con i genitori alcuni giorni dopo l'accaduto. Andiamo a Viareggio. Il ministro Bonafede porterà all'attenzione del governo la richiesta di rimettere il capostazione alla stazione di Viareggio, avanzata dalle famiglie delle vittime della strage del 29 giugno. Vediamo il servizio. La richiesta di rimettere il capostazione alla stazione di Viareggio è una proposta sostenuta con forza dalle famiglie delle vittime del 29 giugno e dal consigliere regionale del PD Stefano Baccelli, che impegna la regione toscana a svolgere un ruolo determinante nei confronti dei vertici di Ferrovie. Oltre al dirigente di cui la stazione è sfornita da dicembre con la scusa dei pensionamenti, da alcune settimane mancano anche gli addetti deviatori. Una situazione ingiustificabile che penalizza i livelli di sicurezza e su cui è urgente intervenire. Per questo Baccelli, con una mozione, chiede alla Giunta regionale di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per ripristinare sia la figura del capostazione 24 ore su 24 che gli addetti deviatori. Un atto totalmente a supporto delle richieste avanzate dal Mondo che Vorrei e dall'Assemblea 29 giugno, che in questi anni hanno svolto un ruolo straordinario nella raccolta dei dati e della documentazione per ottenere giustizia e per migliorare la sicurezza del sistema ferroviario.
Anche il ministro Bonafede, che lunedì ha partecipato alla commemorazione delle vittime, si è detto disponibile a investire subito i colleghi di governo affinché la stazione di Viareggio abbia tutte le misure di sicurezza necessarie. Io sicuramente tutte le segnalazioni le porto avanti, le porto all'attenzione del governo e dei ministri competenti. Oggi abbiamo il sottosegretario che è presente, ripeto, la vicinanza sta nel confronto anche con le problematiche che vengono sollevate quotidianamente e anche questa è una di quelle. Verranno fatte tutte le valutazioni che devono essere fatte, però mi impegno a portare avanti questa segnalazione. Confindustria Firenze presenterà un manifesto con le proprie proposte per i candidati a presidente della Regione Toscana. Lo ha annunciato Maurizio Bigazzi, neoeletto presidente dell'associazione, in una conferenza stampa subito dopo l'assemblea degli associati. Faremo un manifesto con la nostra squadra di presidenza e lo presenteremo a tutti coloro che si presenteranno come candidati a presidente della Regione, ha detto Bigazzi. Noi pensiamo soprattutto alla realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutturali, a garantire la crescita dell'università e delle scuole di formazione, alla digitalizzazione e al recupero del turismo. Ci confronteremo con loro a viso aperto per far sì che le nostre proposte siano recepite nei programmi. Il centrodestra ha abbandonato l'aula del Consiglio regionale perché non è stato anticipato il voto su un ordine del giorno che chiedeva di condannare le parole di Gianni verso Susanna Ceccardi. Non è più imparziale, hanno spiegato. Il servizio di Chiara Valentini. Il mio avversario è Salvini, che si porta al guinzaglio una candidata. È ancora polemica per le parole pronunciate venerdì scorso dal candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra Eugenio Giani, che è anche presidente del Consiglio regionale. E proprio nella seduta del Consiglio la Lega aveva presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva di esprimere solidarietà a Susanna Ceccardi. La richiesta era quella di anticipare la discussione, ma di fronte al rifiuto del presidente, abbiamo deciso di procedere in ordine cronologico, ha detto Giani. Il centrodestra ha abbandonato l'aula. Non rientreremo nemmeno alla prossima seduta se Gianni non chiederà scusa, hanno fatto sapere. Eugenio Giani ha sbagliato, nessuno di noi è al guinzaglio ed era bene che oggi quest'aula si esprimesse in merito alle dichiarazioni di Eugenio Giani. Un Eugenio Giani che non è più imparziale all'interno dell'aula. Deve decidere e deve abbandonare la presidenza del Consiglio regionale. È già la seconda volta che in Consiglio regionale il Presidente Giani porta degli atti strappando quelle che sono le regole istituzionali. Ricordo che c'è in corso un ricorso fatto dall'opposizione su una scheda elettorale cambiata truffaldinamente. La richiesta di anticipo è stata poi messa al voto dei consiglieri rimasti in aula e respinta dall'Assemblea. Al di là delle parole probabilmente sfuggite in malo modo dalla bocca del Presidente, che però nei fatti ha sempre dimostrato altro, la Lega ha invece dimostrato con le parole e coi fatti appunto di essere un partito contro le donne. Ma il nostro parere, come ho richiamato in aula, è di tenere fuori dall'aula, fuori dai luoghi istituzionali, le polemiche politiche. Presenti anche altri due candidati del Movimento 5 Stelle e Toscana Sinistra. Quello che ha detto il Presidente Giani è inammissibile. Sentir poi però sollevare queste questioni dal membro di un partito, la Lega, che ha fatto del linguaggio becero, volgare, sessista, ricordiamo tutti la bambola della Boldrini esibita dal Matteo Salvini all'epoca, fa oggettivamente sorridere. Il mio parere è che è iniziata una campagna elettorale con toni sbagliati, però l'aula andrebbe preservata e l'istituzione andrebbe preservata da una campagna di questo genere. Andiamo ad Arezzo, processo per, a seguito del super blitz antidroga del Pionta, tutti gli imputati sono stati condannati, vediamo. Arretto il primo comma, ovvero quello dello spaccio reiterato nei confronti di 10 dei 14 imputati per il processo sul super blitz antidroga del Pionta. Davanti al collegio del Tribunale di Arezzo presieduto dal giudice Giulia Soldini, 10 imputati sono stati condannati con pene che vanno dai 4 anni e mezzo ai 6 anni, proprio per lo spaccio reiterato. A sostenere l'accusa il PM Giulia Maggiore. Gli altri 4 sono stati condannati
condannati con pene più lievi. Tutti i condannati, insomma, i 14 coinvolti, tutti di origine africana, nel maxi blitz che fu firmato dall'allora questore Cilona nel maggio del 2019. Un blitz che ha segnato una svolta, anche se nella zona del Pionta restano problemi legati proprio allo spaccio. E ora all'Isola d'Elba è inaugurato il nuovo pronto soccorso di Portoferraio. L'ospedale di Portoferraio sull'Isola d'Elba è pronto per affrontare la stagione estiva. Sono infatti terminati i lavori per il rinnovo del pronto soccorso inaugurato alla presenza dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Il nuovo pronto soccorso, 950 metri quadri, è provvisto di attrezzature cliniche al top di gamma e dotato di un'area di isolamento con zona filtro adatta a pazienti portatori di patologie infettive. L'investimento, finanziato dalla Regione Toscana, è stato di oltre 1 milione di euro. Finalmente inauguriamo il nuovo pronto soccorso, che è sostanzialmente quadruplicato. Erano 250 metri quadrati, sono sostanzialmente 1000. Abbiamo una nuova camera iperbarica assolutamente moderna, capace di ospitare fino a 6 persone, capace di ospitare una barella dotata di tutti i meccanismi di sicurezza e di qualità che sono necessari. Quindi un momento di grande soddisfazione per il miglioramento delle opportunità di salute per l'isola. Per la nuova camera iperbarica sono stati formati medici e infermieri ed è in corso la selezione per ulteriori 15 tecnici. L'assessore Saccardi ha ricordato che la camera iperbarica e il nuovo pronto soccorso sono solo una parte degli interventi sull'Isola d'Elba. L'emergenza Covid ci ha consentito di assumere ancora 20 persone, 15 infermieri e 5 OS per andare a rafforzare appunto il personale qua, e poi bisognerà studiare qualcosa anche per il personale medico, perché abbiamo anche dei pensionamenti eccellenti e quindi si dovrà provare a garantire comunque anche la qualità e la presenza di ulteriore personale medico in questo presidio ospedaliero. Torniamo a Firenze per una bella mostra al Museo Marino Marini di squali e balene. Un'esposizione davvero originale al Museo Marino Marini di Firenze, di squali e di balene a cura di Fausto Barbagli, un'esposizione che mette insieme l'elemento naturale con l'elemento contemporaneo. Sì, abbiamo deciso di fare questa alleanza fra due musei, due importanti musei, un museo d'arte contemporanea come il Marino Marini di Firenze e il Museo della Specola, che al momento è chiuso per lavori. Oggi la missione dei musei è sempre più quella di utilizzare la conservazione per parlare di futuro. La sostenibilità ambientale è uno dei grandi argomenti dell'attualità e abbiamo visto anche durante il periodo Covid quanto sia importante il cambiamento climatico e la salvaguardia del pianeta per evitare catastrofi. Con questa esposizione, che vede uno squalo tigre di 3,5 metri e le ossa di una balena di 10 metri, che però sono dell'Ottocento, vogliamo proprio lanciare questo monito, una lezione educativa per le giovani generazioni, ma anche per le nuove e vecchie generazioni che conoscono benissimo questo problema. Ecco, questa è la missione dei musei, quindi è la missione del Museo Marino Marini di Firenze. Scriveva Walt Whitman in Foglie d'erba: il mondo sottomarino, foreste al fondo del mare, poi il capodoglio affiora a emettere lo sbuffo d'aria e vapore o scherza con la coda lo squalo dall'occhio di piombo. Rimaniamo a Firenze. Artigianato a Palazzo si farà a settembre, aprirà la stagione delle fiere. Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani hanno presentato la 26esima edizione della mostra, che si terrà al Giardino Corsini dal 17 al 20 settembre, e il progetto di raccolta fondi Ciambologna e la Fata Morgana, il servizio. Vediamo. Aprirà la stagione delle fiere nazionali del settore e di quelle fiorentine in generale la 26esima edizione della mostra Artigianato e Palazzo, che porterà dal 17 al 20 settembre a Firenze, al Giardino Corsini,
una nuova selezione di maestri artigiani. Ho iniziato artigianato a Palazzo più di 26 anni fa con un'attenzione speciale per gli artigiani. Il mio intento con Artigianato e Palazzo è quello di aiutarli a promuoversi, avere fiducia in se stessi, a presentarsi al mondo e al pubblico e far vedere il valore che loro sono. Veramente sono dei monumenti viventi, come dicono i giapponesi. Noi dovremmo esserne fieri e questa era l'idea per cui Artigianato e Palazzo è nato nel mio cuore. Anche per questa edizione è stata ideata una nuova campagna di raccolta fondi a favore del patrimonio culturale per restaurare l'intero complesso della Fonte della Fata Morgana, conosciuto dai locali come Casina delle Fate, voluta da Bernardo Vecchietti nella seconda metà del Cinquecento all'interno del parco della Villa in Riposo, sua residenza estiva immersa nel Chianti ai piedi del colle di Fattucchia. La Fonte della Fata Morgana, o Casino delle Fate, rappresenta uno di quei luoghi un po' magici che il manierismo ci ha tramandato. E indubbiamente questa, grazie all'intervento del Gian Bologna, è uno dei più rilevanti e dei più interessanti. Sappiamo che infatti fu una delle prime opere di quest'artista fiamminco. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. L'informazione su questo canale torna stasera alle 19. Buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.